Bella a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati su Amnesia Live. Nuovo video ragazzi, come ogni lunedì siamo sul mio desktop. Ormai dal titolo avrete capito di cosa stiamo andando a parlare. Oggi tratteremo due o tre problemi che portano la reinstallazione del gioco, quindi il re-download del gioco, nel mio caso ben 256 GB. Sto parlando del Deverror, sto parlando dello scansione e ripara infinito e sto parlando dell'update infinito. Ragazzi, questo video nasce dai vostri commenti e poco prima di esserne colpito anch'io e di decidere di fare questo video, molti miei amici, iscritti e followers, compagni di reggimento hanno già dovuto reinstallare il gioco. Parliamo di soluzioni solo per quanto riguarda purtroppo il PC, ragazzi. Quindi scansione, ripara infinito, update infinito, Deverror. Ne andiamo a risolvere tutti oggi perché dal momento che ne sono stato colpito, anch'io ho cercato una soluzione in lingua italiana, video, audio o scritta, non ho trovato nulla, ragazzi. Motivo per il quale, anche se ci fosse, comunque noi aggiungiamo questo video che va a risolvere tre problemi gravissimi e che ci sono dal day one di Warzone. Prima di cominciare, ragazzi, voglio ringraziare l'utente che per ragioni di privacy chiameremo Cipollo, ragazzi. Ringraziamo Cipollo per una donazione di più 20 euro. Proprio qualche giorno fa ho fatto il video che abbiamo shoppato grazie al vostro supporto, like, commento, condivisione, iscrizione e anche alle vostre donazioni. Grazie veramente a tutti. Ragazzi, ragazzi, le belle notizie non si fermano qua. Per questo canale, per la nostra community che cresce sempre più forte, guardate qua, nell'ultimo video che abbiamo caricato sono riuscito a tenervi incollati allo schermo per un periodo medio continuo di 9 minuti e 11, che è aumentato fino a 9,25 per poi scendere a 8,55 con l'aumentare delle visualizzazioni. Inutile dire iscriviti al canale se questo video ti è piaciuto, dal momento che mancano meno di 160 iscritti per monetizzare, diventare più famoso, aiutare ancora più persone e quindi caricare ancora più video. Bene ragazzi, detto questo andiamo a risolvere in un baleno tutti e tre i problemi di cui sopra. Andiamo nella cartella di Modern Warfare e andiamo a selezionare letteralmente todos. A questo punto andiamo a deselezionare solo la cartella data e di conseguenza andiamo a cancellare tutto il resto. Una volta che vi ritrovate solo con la cartella data, andate qua e scrivete .idx. Vi ritroverete con tutti i file .idx che andate letteralmente a selezionare todos e li cancellate. A questo punto, ragazzi, andate dentro la cartella data e dentro la cartella data e cliccate su dimensioni con i file a zero dimensione sopra di tutti. Di conseguenza andate a selezionare tutto fino a questo file da 12 che è appunto shmem, quindi di conseguenza andate a cancellare il tutto. A questo punto ragazzi un piccolo accorgimento: prima di fare tutta la procedura andate qua, quindi nella freccetta, e andate ovviamente a cliccare su esci dal Battle.net. Usciti dal Battle.net e quindi fatta la procedura, andate ovviamente a cliccare sul Battle.net e quindi lo riavviate. A questo punto vi rispunterà aggiorna oppure scansiona e ripara, poi lo fate, di conseguenza vi ritroverete con gioca. Ma adesso andiamo a risolvere l'altro problema, ovvero il problema del Deverror. Dunque ragazzi, andate ovviamente su Call of Duty Warzone, andate a selezionare argomenti della riga di comando aggiuntivi e inserite questi due comandi qua. Però attenzione, perché se avete già risolto con la procedura precedente, quindi avete scansionato e riparato, avete aggiornato, avete giocato il gioco, non vi dà nessun problema, ma al contempo avete cali prestazionali di qualsiasi tipo con DirectX 11, quindi lag, stuttering e cali di FPS, ripeto, se non avete avuto alcun problema, vi basterà semplicemente andare a cancellare il T3D11 perché il gioco gira in modo nativo in DirectX 12. Ormai quasi tutte le GPU in nostro possesso sono DirectX 12, di conseguenza può darsi che ci siano dei cali prestazionali pur essendo risolto il problema del Deverror inserendo appunto DirectX 11. Vi mostro comunque dei trucchi che sono abbastanza facili, che veramente ormai conoscono tutti, quindi il fatto di andare a sfogliare e selezionare tutti i nostri giochi, tutte le nostre applicazioni, ovviamente andare a cliccare in Modern Warfare o in Black Ops Cold War e ovviamente andare a selezionare prestazioni elevate. Altra cosa molto importante, ragazzi, che sicuramente saprete, che cambia davvero le cose, ma io comunque ve la dico lo stesso, ovvero il disabilito ottimizzazione schermo intero ed esegui questo programma come amministratore, idem per
l'opzione a DPI elevati, andare a selezionare questo override e quindi di conseguenza applicazione, ok? Ok, e questo va fatto per tutti i giochi, quindi anche Black Ops Cold War. Bene ragazzi, vi posso garantire che avete risolto il problema e che non dovrete mai più reinstallare il gioco. Ragazzi, vi mando un bacio, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto iscriviti al canale perché manca pochissimo alla monetizzazione. Ragazzi, venitemi a followare sulla piattaforma Viola, trovate tutto in descrizione. Ci vediamo al prossimo video con un'altra guida spettacolare. Vi mando un bacio da Amnesia, ciao a tutti.